partiti. Empolino, piuttosto sbrigativo, prende subito un buon avvio. Di fuori si va a posizionare Zaccheron, lungo la corda c'è Haken, subito dietro ai primi tre c'è anche Camilleri. A metà gruppo procede invece Andrea Doria, avendo a contatto New Yorker e ancora Biagio di Monlac, a precedere ancora Zakumi e poi Mikes. Così si vanno assestando le posizioni, con Empolino che scandisce il ritmo della corsa nei confronti di Zaccheron, terzo è Haken, quarto Camilleri, poi Biagio di Monlac, Andrea Doria, New Yorker, Mikes e in coda adesso c'è Zakumi. Cavalli compatti vanno a affrontare la diagonale, a metà della quale Empolino, sempre in lieve vantaggio, mantiene la posizione nei confronti di Zaccheron e Andrea Doria. Subito dietro, ben raccolti, Camilleri, Haken, New Yorker, Biagio di Monlac, Mikes, Zakumi a contatto. Cavalli che vanno a affrontare la piegata di destra, con Empolino sempre all'evidenza, continua da leader della corsa nei confronti di Andrea Doria. Dietro ai due galoppa invece Zaccheron, avendo nella scia Haken e New Yorker, poi ancora Camilleri, Biagio di Monlac, Mikes e sempre Zakumi. Così anche all'uscita dalla curva, con i cavalli che vengono a piegare e discendere la seconda diagonale. Empolino in vantaggio, subito avvicinato adesso da Andrea Doria, i due affrontano in coppia la siepe della diagonale, inseguiti da Zaccheron, Mikes, per le linee interne c'è New Yorker, poi Biagio di Monlac, Camilleri, Haken, siepe delle tribune, con Andrea Doria che va sempre più deciso a premere su Empolino, curva di Morlengo, Andrea Doria all'interno, un lieve vantaggio ora nei confronti di Empolino, dietro i due si impegna Zaccheron, quindi ancora Mikes, New Yorker, Biagio di Monlac, Camilleri, poi ancora Zakumi. Completata la curva, i cavalli vanno a affrontare la retta opposta, con Andrea Doria che ha acquisito un certo vantaggio nei confronti di Zaccheron, Empolino, Mikes, New Yorker, Camilleri, ancora Biagio di Monlac, siepe di metà retta opposta. Andrea Doria mantiene il suo vantaggio nei confronti di Zaccheron, quindi New Yorker, poi Mikes, Empolino, Biagio di Monlac, Camilleri. Così per completare la retta opposta è caduto Biagio di Monlac verso il completamento della retta opposta, cavalli che vanno sulla curva. Andrea Doria in buon vantaggio nei confronti di Zaccheron e New Yorker, quindi ancora Camilleri, Empolino, Mikes, siepe di metà con Andrea Doria, che mantiene un buon vantaggio anche nell'ultimo tratto della curva finale. Tutti gli altri lottano alle sue spalle, Andrea Doria entra in vantaggio addirittura, deve amministrare il suo buon vantaggio su Zaccheron, New Yorker, Camilleri. Ultima conclusiva con Andrea Doria in vantaggio, ancora discreto su Zaccheron, più indietro New Yorker e ancora Camilleri. Andrea Doria controlla la situazione anche nel tratto piano con Josef Bartos. Andrea Doria debutta alla grande, vince Andrea Doria su Zaccheron, terzo fa New Yorker, quarto ancora Camilleri, poi Haken e Mikes. Prima da Merano con Andrea Doria, Josef Bartos, training del signor Roberto Cova.